forse venendo direttamente alla domanda, direi che magari almeno potrebbe arrivare in conferenza servizi, quindi questo il nostro programma noi abbiamo ritenuto opportuno sostenere naturalmente il progetto di riconversione del sito piuttosto che il proseguo di un abbancamento dei rifiuti. Riteniamo che la discarica, alla fine degli anni 80-90 abbia concluso oramai il suo ciclo naturale. Per cui riteniamo doveroso e opportuno che vi sia naturalmente rispetto di tutte le normative tecniche di settore, quindi ambientali, regionali e quant'altro, che portino naturalmente alla gestione del percolato sul naturalmente primo comparto, il rischio. E quindi ci sarà appunto da valutare con l'investimento, o con la gestione post-mortem, o con i finanziamenti, per naturalmente fare in modo che la gestione del percolato venga in maniera tranquilla. Ma prima di questo, secondo me, sarebbe importante anche che si faccia una riflessione sul fatto della tutela della salute pubblica, perché spesso un tema di questo che non viene affrontato in maniera molto specifica, si guarda naturalmente per il progetto, però credo che sia da rispettare naturalmente non solo la comunità di Maiella Vespontini, ma tutte le comunità della Maiella Varesina, affinché si sappia quale area respirano i cittadini di questa comunità e delle comunità naturalmente vicine. Per cui noi riteniamo opportuno che vi sia appunto installata una sezione di monitoraggio attraverso la quale si possa controllare e monitorare naturalmente i valori naturalmente delle sostanze che vengono veicolate eventualmente da un sito di discarica, e che conseguentemente possa anche promuoversi uno studio epidemiologico sulle condizioni naturalmente di salute delle persone. Ecco, questo noi naturalmente l'abbiamo scritto nel programma, riteniamo doveroso che venga affrontato e portato avanti. Riteniamo altresì doveroso che venga sviluppato un progetto di riconversione, un progetto di riconversione del sito che passerà attraverso una ristrutturazione eventualmente delle condizioni societarie di Genus o attraverso la costituzione di una nuova società, e questo poi lo verificheremo in seguito, ma che comunque produca un progetto, uno studio di fattibilità sul quale stiamo già lavorando, che porti, tra virgolette, attraverso il sistema di riuso del riciclo sull'economia circolare, delle fonti di investimento di energia pulita, naturalmente, che comunque sostituisca quello che naturalmente era gli introiti della società che venivano distribuiti al comune di Maiella Vespontini. Su questo ci crediamo, abbiamo già le studi di fattibilità, per cui la nostra intenzione, diciamo, fare qualcosa di alternativo che non credo sia importante per sviluppare una nuova tendenza sulla gestione del rifiuto. Grazie. Passiamo alle domande. Ovviamente la domanda deve essere breve e concisa e la risposta dai sindaci, dai candidati sindaci presenti. Chi vuole iniziare? Prego. Nome, cognome, comune, possibilmente, e domanda breve al candidato sindaco presente. Io no, vorrei portare un apporto generale. Siamo amico cittadino di Mogli. Ho visto le foto, conoscevo un po' il problema della discarica, non è un modo per trattare i rifiuti attualmente. Quindi prima si chiude è meglio. Chiuderla non significa che i problemi sono finiti. Bisogna mettere in piedi un bel progetto di monitoraggio, cosa succederà negli anni successivi. Però credo che si faccia un errore se si attribuisce la discarica alle malattie tumorali della valle.
Qui io, da neo cittadino di Moglie, mi sono accorto che nella stagione invernale il particolato dell'aria qui a Moglie è 3 volte superiore a quello che trovavo a Pechino prima delle Olimpiadi. Quindi il sistema con cui ci riscaldiamo a Moglie spesso volentieri è più dannoso della discarica. Quindi un eventuale studio statistico dei tumori deve tenere presente di tutto. Tanto per citare un altro esempio, lei in Calabria aveva problemi di NOx, quello che ha portato la Volkswagen a un disastro negli Stati Uniti. Hanno ordinato 5 centrali messe intorno alla 5 centraline di monitoraggio ambientale. Sapete da dove venivano gli NOx? Dall'autostrada. Quindi i problemi che ce ne abbiamo. Non puntiamo di solo su un argomento, quello è grave, ma ce ne sono altri. Grazie. Altri? È un'opportunità non indifferente avere i candidati sindaci a disposizione, quindi gli impegni che hanno in questi giorni approfittiamo, se volete. Prego. Non c'è nessuno? Prego, Cursi, Aldo. Domanda o considerazione? No, se posso, posso fare anche 10 minuti, no, no, no. 2 massimo 3. Ovviamente non entro nel merito del problema della discarica, perché giustamente richiederebbe il tempo assegnato. Però io esprimo solo una soddisfazione che dopo i battagli che sono state fatte per questa legislatura, praticamente oggi qui chi più chi meno comunque non c'è nessun candidato sindaco che vuole continuare l'attività della discarica. E quindi mi pare che un lavoro è stato positivo, è stato fatto, c'è un cambiamento. Per cui questo credo che io vi parlo a nome della, io sono capogruppo uscente del gruppo consigliare innovazione e responsabilità, e quindi giustamente è stata una battaglia anche nostra di questi 5 anni, e quindi va registrato positivamente con il clima che e questo secondo me ci deve dare sicurezza. Ma io vengo alla domanda, visto che ci sono i candidati sindaci. In un comune più vicino, condividendo anche quello che diceva il nostro concittadino, che il problema non è solo questo, ci sono altri, si comincia a parlare della localizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti stradali. Che è un impianto di seconda generazione, cioè quelli che dovrebbero poi incrementare la differenziazione e di fatto ridurre o rendere inutile l'interramento, perché poi per non fare l'interramento bisogna fare altre cose. E se io leggendo sulla stampa, non conosco, magari sono tutti i 2 campi dei sindaci di Monte Roverso, c'è una notevole polemica, nel senso che c'è un'amministrazione, un candidato che ovviamente ritiene che comunque questo impianto l'ha fatto proprio per un'evoluzione del trattamento di rifiuti, e c'è un altro candidato che in qualche modo dice che è una discarica che va scartata e chiama il voto dei cittadini per esprimere contrarietà e quindi non farlo localizzare. Quindi ai candidati sindaci la domanda quindi è questa, cioè nel senso che noi in questo territorio dovremo compensare al dopo discarica con anche la realizzazione di un'impiantistica di questo tipo, ma questa impiantistica rischia di generare questo famoso fenomeno di ugualmente. Come riusciamo
riusciamo a contrastarlo? Come facciamo per fare in modo che queste regolarizzazioni siano, diciamo, ben comprese e accettate dai cittadini? Perché sarebbe altrimenti un altro problema per tutti. Grazie. Quindi il sindaco ci vuole rispondere? In realtà il problema riguarda tutti, ma i sindaci riguarda il territorio di Montero Grande. Sì, perché giustamente se poi questi impianti vanno localizzati, credo che nella Vallesina almeno non c'è. Sì, c'è qualcuno dei sindaci che vuole rispondere? Di gestirlo in modo serio, e poi dopo fare volenti e fare. Ok, non so se c'è qualcuno che vuole rispondere dei sindaci alla domanda di Cursi, siamo qua. Altre domande? Prego, vuole rispondere all'avvocato? Venga, venga. Adesso la facciamo accomodare qua, senti. Sabbia e ghiaino, per l'inizio. Quindi
impianto di un tanto vivo, non c'è interramento, non c'è veramente lo stesso impatto derivante dal trattamento di questo geologico. Quindi, prima di parlare di altre cose bisogna leggere e bisogna spiegare. Spaventare da un concetto che si è diventato una riga strana.
è possibile gestire queste cose in maniera non impattante e in maniera più corretta possibile. E questo è anche un impegno per un territorio, quello di poter gestire il proprio rifiuto. Quindi a mio avviso bisogna imparare a differenziare quello che è corretto da quello che non è un fallimento del compagno, appunto che l'altro tantissimo discorso l'ha fatto in alto. Noi dovremo capire che il nostro territorio, tutti insieme, deve gestire il proprio rifiuto, riducendolo il più possibile, andando verso la battaglia che altri paesi in Europa già stanno vincendo, rifacendoci in Europa sia per i fondi sia per le politiche, e non lasciare mai che si faccia il termopace, non pensare mai che questi impianti siano, specialmente per una generazione, gli scarichi con quella che dobbiamo chiudere. Quindi non lasciamoci mai abbagliare e non rischiamo di andare a fare battaglie contro qualcosa che è necessario nel nostro territorio. Perché è una cosa che coinvolge tutti noi e tanto dobbiamo gestire. Perché i rifiuti sono i nostri. Non possiamo pensare che dobbiamo gestire qualcun altro, così come non possiamo gestire i rifiuti speciali utilitari. Ognuno ha la sua responsabilità per quello che fa, siamo un territorio unico, dobbiamo parlare tra di noi perché nessuno può vivere da solo, e quindi tra di noi gestiremo il nostro rifiuto in una maniera più corretta e corretta per l'ambiente. Quindi ringrazio per l'attenzione. Se non ci sono, prego. Sono Sergio Zanotti, abito a Moglie. Io per una domanda volevo fare una considerazione, cioè ho ascoltato tutti i candidati e ho capito, pure tenendo sempre i limiti a livello intellettivo, ho capito le posizioni di tutti i candidati, compresi anche quelli che hanno mandato il contributo. Non sono riuscito a capire la posizione di Percorso Civico, cioè vado a casa con il dubbio. Non so se qualcuno, quindi questa è la mia considerazione, la considerazione che dice una richiesta d'aiuto, se qualcuno mi può aiutare a capire qual è la reale posizione di questa lista civica. Ovviamente non ci può rispondere, penso, ma... No, rileggi! No, rileggi! No. Luzzarelli che doveva chiedere la parola, prego. Poi do la parola a... Sì, anch'io per una brevissima considerazione. Ho ascoltato con molta attenzione il messaggio mandato dalla candidata Renzi e intervengo per un motivo semplice. Ognuno di noi ha una storia, no? Politica, sociale, di impegno, no? Io non la sento di essere nessuno, non lo sopporto. Perché guardate, c'è un passaggio, due illuminanti. Sul primo dice siamo venuti a conoscenza una cosa del genere, che è stato dato in carico al Socenus, che scrive che avremmo votato a favore della rincarico. Cioè l'ha votato, l'ha voluto, è venuta a conoscenza, scrive oggi. Poi dice noi non vogliamo polemiche e accettiamo tutti i progetti subordinati. Quindi il principale è bello. Arrondisce. Difficile capire, però. Ecco, io non me la sento veramente di sopportare più la non chiarezza. Noi dobbiamo dire e avere il coraggio di dire che questa discarica ha svolto un ruolo importante per questo territorio, ma basta, questo territorio non lo sopporta più. E la domanda da fare ai candidati sindaci e chi non c'è ha sempre tolto, questo non c'è l'esperienza. L'unica di venire lì e dire quello che uno pensa, la domanda da fare è se tutti insieme riusciranno a trovare un accordo per proporre un tipo di sviluppo diverso, perché questo territorio non ce la fa più. Le fabbriche chiudono, la disoccupazione cresce. La devianza giovanile è preoccupante, basta leggere le cronache, quindi politiche e sociali. O si trova un accordo tra tutti i comuni, come è stato trovato quando è stato fatto il CIS, che si
si chiamava Cima, no? O come quando è nata la Vestaglia, perché nessuno l'ha ricordato, ma la Vestaglia è nata per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Poi è stata trasformata. Non è più possibile pensare di tenere in piedi una discarica solo perché servono soldi. La politica deve volare più alto, deve programmare lo sviluppo di questo territorio da più a 20 anni, deve programmare il futuro delle giovani generazioni. È troppo comodo criticare chi a livello nazionale fa la politica oggi per domani per prendere voti e poi fare la stessa cosa a livello locale. Bisogna avere il coraggio. La Vestaglia va chiusa e l'impegno, la scommessa forte è quella di trovare un progetto insieme che dia credibilità a questo territorio. L'unica indagine che è stata fatta su questo territorio è stata fatta nel 96 dal professor Cortellessa, prima ancora dell'autorizzazione della centrale del Bucasse dell'Avi. L'aria è contaminata, non arriva a Fabriano, si ferma a Serra San Quirino, perché l'Appennino, il mattino prendiamo l'aria del mare, il pomeriggio la restituiamo. Ma questo è un territorio a rischio, è un territorio fortemente a rischio in via generale, non per la discarica, uno degli elementi. Quindi bisogna tutti comuni insieme, non rivendicare a livello locale l'indagine epidemiologica, ma a livello provinciale, a livello di vallata, bisogna farlo insieme. Il sindaco, il presidente della provincia del Comune è un sindaco di questo territorio, quindi ci dobbiamo chiedere a lui che si assuma questa responsabilità ed insieme cominciare a progettare uno sviluppo diverso, ecosostenibile, compatibile, senza ipocrisie. No che uno vota una cosa oggi e domani ci sei, sono venuto a sapere che sbagli, ma abbi il coraggio di farlo insieme per le tue azioni, altrimenti stai a casa. Scuso, ma la domenica detto che arrivò alla fine di una cena. Cioè io credo che i cittadini sono intelligenti, cioè adesso la gente non è più sprovveduta. La presenza, l'assenza, come ha detto questo signore, è determinante. Io, per il mio comune, io non posso pensare che il candidato sindaco Pagliari, che è un po' il padre di queste vicende, non avesse il tempo di venire. La sua assenza determina che Castelblanco, cioè la sua lista, evidentemente su questo tema non vuole impegnarsi, dico solo non vuole impegnarsi, questo è quello che fa, perché è la stessa cosa per, cioè, un candidato di una lista a Maiolanti, della moglie, che non si presenta su una vicenda così delicata, è già una risposta, secondo me, questo è un dato, cioè credo che la gente capisca benissimo questo, è un'assemblea tematica, c'è un tema forte, delicato, che in questi anni ha dato tanti problemi, che ha anche tante contrapposizioni, e non esserci secondo me è già una risposta. Io lo vedo così, non so se poi gli altri personaggi. Grazie, prego. Ma ci ribadiamo su tante altre fonti inquinanti, è inutile. Il nostro rifiuto lo trattiamo noi, poi con l'unione dei comuni andiamo dagli altri comuni e facciamo la stessa lotta. Quindi quello che vi chiedo di fare è questo. Grazie. Grazie.
chi si impegna, chi può dare male, concludiamo. Ok, allora mi sembra che sia quella della conclusione. Bene, io a nome posso dire una cosa? Ah, scusi, prego, venga. No, dopo mio figlio mi sento di ampliare un po' di studio. Qui al microfono, perché è giusto che sentiamo tutti. Ma c'è una bella voce. No, ma è meglio se parla qua, perché c'è qualcuno che forse soffre di udito. Io sono Spinaccio Alberto e non volevo entrare nella discussione della scarica, perché qui è centrata quella della scarica, no? Però il discorso di inquinamento facciamolo più ampio, perché se facciamo le rotonde da 2 km inquiniamo. Se mi viene un appuntamento politico, perché la sanità è politica, no? Mi manda fermo dopo un anno, è inquinamento. Quindi non ci limitiamo, adesso l'argomento è questo, perché voi siete convitati a questo qui. Ma dobbiamo vedere un po' tutto il sistema, o no? Ma ce ne sarebbe tante, per rispondere a Raffaele, non so se qua. Dopo ho preso la casa in cooperativa, quando era sindaco con lui, doveva costare 39 milioni. Non so se l'abbiamo pagata 70, anche questo è qui l'ha detto, eh. Poi era spa, potrei accumulare. Ce ne sarebbe tanto, ma se fosse onesto le persone, quando vai avanti con il tuo tratto, quello deve essere. Io ho portato avanti il discorso della caserma dei vigili del fuoco di Fabriano. Quando sono andato da Francesco Perroni a forzare, adesso è il ministro, se non la facciamo adesso non la facciamo più. E la mattina che sono andato lì, perché il provveditorato era inquisito, c'era sotto inchiesta, ho detto ma l'ha bloccata. Allora io fece l'articolo 6, la legge del Perroni, così chiamata, che ha sbloccato tutto, perché al provveditorato gli ha detto, la legge è questa, voi potete prendere, perché lui chiedeva al provveditorato, dice ma quanto prezziario dobbiamo prendere noi per fare la caserma lì? Quello del genio di, che ne so, di Gubbio, di Caterino. Dunque l'articolo 6 gli ha detto, prendete quello che volete, ma una volta preso, quelli i prezzi e quello il costo, e ha bloccato tutto il sistema. E però io sono andato lì per parlare con lui la mattina con queste cose, io come l'avevo chiamato ministro, l'avevo chiamato onorevole, e lui mi ha detto, guarda, io ho studiato da ingegnere, se lei mi chiama ingegnere deve fondare calice, per quello io l'ho studiato a scuola. E quello è un gran signore, indipendentemente dalla politica, è un gran signore, perché una risposta del genere è la cosa che la gente aspetta. Ogni volta che facciamo politica, vamo a casa degli spondini, vamo l'ammasso che casca, va? È sempre quella. Però le cose rimangono sempre là. Allora bisogna, una volta detto una cosa, bisogna farla. Allora la gente ha più credibilità, quindi anche i nostri politici crediamo di più a questa gente qua, perché altrimenti ci si perde il coraggio. Noi ci veniamo a perdere qualcosa di tempo, io sono pensionato, ce l'ho grazie, ma qualcuno sacrifica anche le ore sue per andare alla famiglia per venire magari a questi incontri. Io ho ampliato un po' il discorso della discarica, però comprende anche questo libro che potrebbe essere le spese comuni che il cittadino ricorda. Dopo un anno deve prendere cosa a fermo, ma io posso arrivare a fermo per la visita, ma stiamo scherzando, bisogna che ricordiamo queste cose. Grazie, un fatto sicuramente doveroso un pochetto più ampio, no? Cioè, dobbiamo ampliare, ma certo che affrontare tutte le tematiche in una serata così rimane un pochetto difficile, eh? Quindi stasera ci siamo concentrati su questo e sappiamo che il comitato è nato per questa battaglia, usiamo questa, usiamo un termine più elegante, la mia, io uso un termine missione, questa è stata la nostra missione, no? Prego. Anche la mia missione da 20 anni è a questa parte, l'ambiente, il territorio e la natura, perché io mi sono occupata di educazione ambientale,
veramente ho trattato il discorso dei rifiuti e riciclaggio nelle scuole 20 anni fa. Ho iniziato tutti i comuni di Osimo, nel secondario, per cui questa materia insomma ce l'ho fuori veramente e dico che si può cambiare. Io ci credo veramente al cambiamento, abbiamo fatto dei programmi proprio per questo, per educare le nuove generazioni, per sensibilizzare a una coscienza ecologica. Ci vuole questo di base, in primis, iniziare dai bambini, perché così nel futuro eviteremo tutti questi danni che poi vediamo tutti quotidianamente con vittime innocenti di un magari di politiche insostenibili che sono state fatte fino adesso. Per cui cambiare si può, e ci credo, ribadisco, iniziando con l'educazione ambientale nelle scuole. Grazie. E poi andiamo alle conclusioni. Volevo dire solo una cosa, perché è venuto fuori il discorso dell'inquinamento e tante tematiche, però queste tematiche sono affrontate nelle sale opportune. Io vi invito a venire ai consigli comunali, alle commissioni ambiente, perché tutta la gente non sta mai nei consigli comunali, ma non sulle commissioni ambiente. Venite a vedere quello che succede e a quando affrontiamo questi problemi con l'inquinamento, perché quella lettera che ha scritto prima la candidata deve vedere, ha ripreso le stesse parole della mozione che io ho scritto personalmente, rappresentante in Commissione Ambiente, abbiamo fatto approvare in Consiglio Comunale l'unanimità per quanto riguarda l'indagine epidemiologica, e lì non ci sono, diciamo, le sciamare che sono state messe, perché se uno scrive veramente delle cose si vede che per ottenere determinate informazioni dal punto di vista epidemiologico si fanno gli studi caso controllo, si fanno gli studi di corte, delle cose specifiche. Tra parentesi, ci viene il nostro favore essere il fatto che all'inizio è stata approvata la legge a livello nazionale che ha presentato, diciamo, la prima primataria la nostra Maria Domenica Castellone, il Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Ambiente. E in pratica questa legge che istituisce la rete nazionale degli istituti obbliga tutti gli enti preposti, in questo caso le regioni, poi quindi anche le province e i comuni, a istituire obbligatoriamente entro un anno, quindi entro l'anno prossimo, tutti i dati statistici diciamo, per gli scopi, diciamo, necessari per l'indagine epidemiologica. E sono articoli, c'è una cosa che vorrei dire, che in pratica tra le varie cose c'è anche il fatto che ci sono gli accordi di collaborazione a titolo gratuito con l'università, quindi la scusa dei costi, delle spese che possono essere affrontate con chiamando l'università non c'è sta più, è quello che è stato detto fino adesso invece, okay, costa troppo, ci vuole troppo impegno e così via. Però venite a vedere le commissioni dei consigli comunali, così vi rendete conto di quello che succede. Grazie. E vi invito ovviamente alla partecipazione attiva, no, della cittadinanza a queste problematiche che riguardano il nostro territorio. E questa di questa sera è una bellissima testimonianza dell'interessamento di tanta popolazione a questa tematica, ma questo fa onore a tutti e ai territori ovviamente coinvolti, perché vedere tanta gente così ci fa piacere, ovviamente a noi che l'abbiamo con fatica realizzata, credetemi, dalla difficoltà ad affiggere i manifesti, a farci affiggere i manifesti, alla difficoltà a fare la pubblicità sonora, dice ma che c'entra? No, sono state delle difficoltà, punto, no? Come se noi avessimo chissà cosa in te. Assolutamente. Io vi ringrazio ovviamente per questa vostra collaborazione, sarei contento ovviamente se c'è qualcun altro che deve intervenire e ovviamente dopodiché concludiamo. C'è qualcuno? Prego, Giuseppe Gabini. 5 minuti per tutti, anzi qualche minuto in più se si può. Qui si è allargato il discorso a tutto l'inquinamento, invece stasera era una riunione tematica alla quale hanno dissertato soprattutto il percorso civico che è in questo comune. Candidato Vini che ha fatto una prolissima dissertazione facendo finta
di non conoscere nulla, come se venisse dalla Luna, invece fa parte del vice sindaco del Comune dei Cagliari fino a questi giorni, fino a domenica, e quindi è una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, nei confronti dei propri elettori, non venire alla Camera. Tagliari, che sta in politica da 40 anni, anche di più, io ho fatto il segretario comunale per 40 anni e l'ho conosciuto sempre come sindaco, e il sindaco dei sindaci, lui mi offende, mi offende anche tutti i cittadini dicendo che non tengo la pelle, ma scherziamo, quelli politici devono essere presi a calci in culo e tutti fuori. Prego. Tengo a precisare che il Cagliari mi ha detto che aveva un impegno dovuto alla presentazione del libro dei fattori, ex sindaco a Castelplano, alla quale ha invitato prevalentemente il sindaco che ovviamente presideva l'assemblea, però aveva il piacere di stare con i suoi scrittori e diceva che il progetto neanche, ma non esiste questo progetto, ecco, pur essendoci presente il sindaco della città, con tutto questo fa parte della cronaca e dell'attività che abbiamo svolto. Prego. Io volevo soltanto sottolineare un concetto, l'informazione. In 5 minuti non è possibile elencare tutto. Posso assicurare che molte delle affermazioni di questa sera denotano una scarsissima informazione da parte di chi ha parlato, candidati sindaci e sindaci in testa. Faccio due piccoli esempi. In conversione Sogenus, ho piacere che se ne parli. La Sogenus in questi anni ha scritto ben 3 volte sollecitando proposte di riconversione da portare in discussione al CDA o all'assemblea dei soci. Nessuno ha scritto niente. Uccerelli, mi dispiace di dirti, questa è una storia che ricorre sempre. La Sogenus non l'ho modificata io. La Sogenus, lo statuto, parla chiaramente che fin dall'inizio è nata per gli RSU e per i giudici speciali. Nel 2010 l'avete pubblicato. Nel 2010 avete pubblicato l'articolo. Andate a leggere le mie e poi vi fate un'informazione corretta. Poi siamo disponibili a fare qualunque tipo di confronto. Per esempio, quello che riguarda il passato, e io l'ho letto il documento, non ha bisogno di essere chiesta se diventa da sola. Sono scritto in nessun posto e lei non sapeva niente, non conosceva niente. Leggetelo. Precisazione da dover fare in merito. Una precisazione, anche contro i 15 anni sindaco Appoggio San Marcello non ha mai votato contro qualsiasi cosa dentro l'assemblea, prima di decidere quale cosa, sempre votato a favore, quindi cosa ne non può fare il pesce in barile. Come ha fatto prima, ha fatto il pesce in barile, non ha detto né sì né no come gli altri candidati che si sono espressi in maniera molto chiara. Lui ha detto boh, non andrà in commissione, non andrà in cosa, ma scherziamo. Allora, un candidato grazie, cose. Leonardo Guerro vuole rispondere forse. Allora, è vero, probabilmente non sono arrivate, diciamo, recitando delle proposte da altri amministratori. Però pure per quanto ce la fa progetti di altro tipo, la Sogenus si mette 2 secondi a fare. Se devo fare un progetto di procuratura, lei che ha ricevuto proposte degli amministratori, ha incaricato i suoi uffici, ha incaricato dei progettisti per sviluppare dei progetti. Poteva fare la stessa cosa per quanto riguarda la conversione, senza stare a scomodare tutti i sindaci che hanno l'indirizzo politico e non si mettono a fare i tecnici come quelli preparati per fare i progetti.
però c'è anche delle proposte alternative, noi abbiamo fatte. E chiaramente non siamo stati a mettere tutti i numeretti uno dell'altro, perché ci sono i tecnici che vengono incaricati per farlo. Anche se molti dei dati li hanno portati gli amministratori che sono stati nei comuni dei Trevigiano, per esempio. Abbiamo fatto l'assemblea e sono tre di loro. Quindi ecco, ci vuole la volontà politica di proporre certe cose e bisogna anche crederci chiaramente certe cose. Giancarlo, che Giancarlo sai perfettamente che dal 2009 si parla di fondazione della riscaldata, lo sai che quando io mi assieme con il 2009 fece una campagna elettorale tutta sulla fondazione di riscaldata, portando come esempio Ponte delle Alpi e Vede Lago. Adesso queste cose vengono riprese, ma dal 2009 che se ne parla. Se voi nel 2009 avesse preso atto di questa situazione e l'avesse approfondita correttamente e seriamente, come ha fatto il notario Pedro con gli uffici della sua agenzia, forse oggi non ci troveremo a discutere di queste cose in queste condizioni. Quindi chiediamo la vostra responsabilità. Responsabilità mi sprendo, lo sono sempre presi. Quello che ci sa, Leonardo Guerro, che il progetto di cui si parla